Mai visto un unicorno in carne ed ossa? Adesso sì! Che vi sia di ispirazione! Dov'è la mia penna? Ma come dovremmo disegnare? Bisogna inventarsi qualcosa! Qui ci vuole la valigetta degli artisti! Apriamola e vediamo che cosa c'è! Oh sì! Adesso è tutt'altra cosa! Wow, posso usarla anch'io? Ma certo, siamo migliori amiche, no? Tieni! Ma mi hai dato il bianco! Che cosa ci faccio col bianco? Non so che dirti. Ah, e che cosa mi invento adesso? Vuoi una mano? Tieni! E questi da dove li hai presi? Ti guardo le spalle! Adesso sì che posso disegnare! Ci sono! Per cominciare farò un disegno invisibile! Solo io so cos'è! Almeno per il momento! I colori non coprono il bianco! E quindi più colori metto, più il mio disegno si rivela! Ta-da! Vedete che bell'unicorno? Ma si può disegnare qualsiasi cosa, le possibilità sono infinite! Giù i colori! Le piace? È carino! E tu, Ashley? Wow! Ma come ci è riuscita? Le ho dato il pastello bianco! Ah, niente, rilassa più di un po', Pete! Perché non lo disegnate? Adoro i Poppit, sì! Ok! Jennifer si è scatenata coi colori! Ma io posso fare molto meglio di lei! Mi serve solo questo! Prima mettiamo delle strisce adesive! Poi aggiungiamo un po' di tempera! Col pettine creiamo strati di colore in questo modo. Vedete come vengono bene? Molto più originale delle solite pennellate. Una volta tolte le strisce adesive, sarà tutto preciso e perfetto. Capite che intendo? Wow, è splendido! Il mio pettine! Che cosa gli hai fatto? È mio! Scusami. Che maniere! Piccola offerta di pace? Non credo proprio. Aspetta un attimo. Ok, accetto l'offerta. Almeno ci ho guadagnato qualcosa. Viola è il mio preferito. Quindi andrà qui in cima. Adesso sta davvero prendendo vita. Sembra un vero Poppit. Carino. Vediamo su. Ecco! Wow, che bei colori! E il tuo, Jennifer? È un vero spettacolo! Ecco il premio, ragazze! Wow! Un vero e proprio diluvio di Poppit! Ok, prossimo giro! Iniziamo! Disegneremo dei pappagalli! Ah, sono difficili! Parla per te. Potrai disegnarli nel sonno. Sa davvero il fatto suo. Questo andrà bene. E questo? Che schifezza. E questi due? Questo potrebbe andare. Ecco come fare. Vedi i pappagalli adesso? Si stanno rilassando insieme. Sono davvero bellissimi. Soprattutto con questi colori. Quasi dimenticavo il ramo. Sta venendo bene. Vincerò di sicuro. Tempo scaduto. Vediamo cosa avete. Oh, un pappagallo. Senza fronzoli.
Matthew? Wow, ben fatto! Questa è un'opera d'arte! Dovrebbe stare in un museo! Non è giusto! Il tuo pollice non batterà il mio! Pronti? Abbiamo il fiato sospeso! Disegnerete una sedia? Chissà, Zoe saprà come fare! Non male! Io farò a modo mio. Questo mi tornerà utile. Inizia a fare un rettangolo e rendilo 3D con queste linee. Oppure fallo a mano libera, come Zoe. Oh, andiamo, è troppo. Vedrai. Finora è piuttosto impressionante. Adesso tocca alle ombre. Bene, sui vostri disegni. Ok, pronti per essere stupiti? Lo sono, ma in negativo? Matt? Rifatevi gli occhi! Che cos'è? Ora si capisce? È a tre dimensioni! Mi hai colpita! Ne ero convinto! Ultimo, ma non meno importante, il viola! Attenzione, per favore! Non abbiamo finito qui! Stiamo disegnando arcobaleni, eh? Che la sfida abbia inizio! Non posso dimenticare che... iniziano sempre con il rosso! Vedi? Sembra già un arcobaleno! Non mi piacciono i pennarelli! Fatti gli affari tuoi! Non ha neanche iniziato! Ehi, ma quello è un Pop-It? Adoro questi cosi! Ed è quello che mi serve! Ah! Non è fantastico? Lo userò per qualcosa di diverso! Ogni linea avrà un suo colore! Un altro paio qui! Ecco, adesso tocca alle bolle! E ora giriamolo velocemente! Davvero soddisfacente! Quasi quanto questo! Prof, attenzione! Ehi! Siamo pronti ora! Wow! Quanti bei colori! Ma è un po' impreciso! Ok... quello è pensare fuori dagli schemi! Essere creativi è molto più che disegnare! Abbiamo finito di ballare? Perché ci sono dei cagnolini da disegnare. Sarà interessante. Devo iniziare con le orecchie? Matt, ti serve aiuto? Oh, guarda questo cagnolino qui. Che cosa? Un cane? Lasci perdere. Oh, ehi, Ellie! Vedi il cagnolino? Ehi, ora lo vedo! È come un Rottweiler! Posso tracciare i contorni e aggiungere i miei dettagli, come un collare. E cos'è un cane senza occhi dolci? E il naso bagnato! E una lingua lunga! Per finire, il giusto tocco di colore. Rendiamo questo schizzo un'opera d'arte. Cavolo, sono bravissima! Mi serve solo un aiuto extra! Non credo che questo funzionerà. Come fa tutta questa roba a star qui? Ma davvero? Questo è quello che cercavo. Che bravo cagnolone! Com'è bello! Oh, è davvero adorabile! Oh, aspetta, no, dov'è il tuo disegno? Il mio è pronto, signora! Vedo che ti ho davvero ispirato! Evviva! Ma ora voglio solo accarezzarlo. È davvero morbido. Perché ci mette così tanto? Quasi fatto. La vostra pazienza è stata ripagata. Ta-da! Sembra divertente. Disegnare un ragazzo è facile. Ne guardo uno allo specchio ogni giorno. Molto bene.
Dove hai imparato, Ellie, a disegnare così? Non posso consegnare questo. Matt, non hai tempo. Vediamo un po' questi disegni. Devo farmi venire in mente un'idea. Ecco, un ragazzo. Beh, è un ragazzo. Aspetti, mi lasci fare una piccola modifica? Bene, ma solo un minuto. Grazie. Queste lettere sono un ottimo punto di partenza. Per prima cosa, colleghiamole. Vedete? Sta venendo fuori. Un po' di colore lo renderà vivo. Oh, è piuttosto carino. Ah, prendi questo, sfida artistica. È un capolavoro. Cosa ne pensa? Due futuri Picasso. Sapevo che ce l'avremmo fatta. Pronti per la prossima sfida? Rosa, cioè! Un'aquila! E non è tutto, ragazzi! Che cos'è? Non capisco che significa. Sarà un codice segreto? Vediamo di capirci qualcosa. Questo è difficile. Intanto pensiamo a che cosa mangiare. A quanto pare lei ha qualcosa in mente. Ah, mi fa male la mano! Ho capito! Le crocette sono punti di riferimento. Non devo fare altro che unirle... così. E adesso colorarla. Farò meglio a sbrigarmi. Niente male, eh? E questo è tutto. Oh, giusto in tempo! Guarda qui! Ah, un lavoro strepitoso! Ah, troppo buona! Il mio è più fantasioso! E poi brilla! Vedi? È un'aquila sirenetta! Ok, sì! Pronti per il prossimo? Giriamo la ruota e... sotto il giallo abbiamo... un quadrato! Buona fortuna, ragazzi! Immagino si possa fare... Questi li disegnavo all'asilo. Wow, certo che a lei piace la geometria. Ma io ho un'idea migliore. Questo qui fa il caso mio. Sarà proprio preciso. Su, fatemi guardare. Un quadrato. Quella forma esiste? Beh, è qualcosa. Questo è un quadrato. Sì, certo. Guarda qui. Lo vedi adesso? Oh, ma che cos'è, stregoneria? No, è puro genio! Oh, anch'io devo piegare il foglio a metà. Ecco qui. Meglio? Apprezzo lo sforzo, sì. No, oh, stupido quadrato. Ehi, me lo spieghi? È facilissimo. Basta fare così. Vedi? Poi unisci tutte le linee in questo modo. Wow! Chissà dopo che dobbiamo disegnare. Oh, un fiore! Ok, cominciamo. Il fiore è più difficile del pesce. Forse con uno di questi colori. Tutto rosa e carino. Ce l'ho! Ecco la soluzione! Tutto dentro a questo colore! Il nero! Ora sono pronta a rappresentare questo bel fiore! Non so che sta facendo, ma è strano! Questo fiore riesco a farlo comunque! Farò un petalo per volta! E ora l'interno! Sta venendo proprio bene! Fatto! Molto più facile del pesce! Oh, il tempo è scaduto! Ecco il mio dipinto! Rappresenta le emozioni che provo quando lo guardo! Ecco il mio fiore! Sì! Allo Yeti piace il mio! Questo fiore è proprio bello! È ora di mangiarlo!
Non vedo l'ora di sapere che faremo dopo. Non ci credo, un buon panino! Oddio, questa è tosta! Devo capire bene le dimensioni. Ma non sta funzionando. Oh sì, mi aiuterò col righello. Ok, ho le misure. E ora con cosa lo disegno? Devo scegliere bene. Ah, il tempo sta scadendo! Matita colorata sia! La scelta migliore è il gesso! Ecco il panino! E ora ketchup, lattuga e senape! Ovviamente l'hamburger! E la parte inferiore del panino! Wow, è uscito proprio bello! Oh no, vorrei aver avuto più tempo! Ah, questo è il massimo che sono riuscito a fare! Yeti, guarda il mio! Che ne pensi? Oh sì, penso gli piaccia! Wow! Questo panino è incastonato nel ghiaccio! Come mangerò un panino in un cubo di ghiaccio? Il tuo panino è ghiacciato! Tocca a te! Ha! Oh, sono un artista, mica un matematico! Sai risolverla? Con la matematica sì! Ma dai! Apri il tuo, dai! Che cosa? Ce l'ho anch'io! Senti, dobbiamo metterle insieme, ok? Ci sono! Ma sei sempre tu? Reggimi il gioco! Ascolto! È acceso questo? Cavolo, devi urlare per forza! Ok, ok, basta! Capito? Faccio da solo con un po' di magia artistica, grazie. Trasformerò l'uno in una giraffa così. Carina! E il due in un cigno, ovviamente. Il numero tre diventerà una farfalla bellissima. E il quattro un bel pesciolino. Creativo, vero? Questa è la matematica che piace a me. Kevin, sei davvero creativo? Io non servo più. Non vuoi risolvere la mia? Il lavoro di artista non ha mai fine. Guarda, impara. Un cavalluccio marino. Vuoi fare amicizia con lo scoiattolo? Adesso è tuo amico. Per il 7 si torna al mare. E infine, un adorabile orsacchiotto, sì. Fatto! Sono proprio bravo! Non credi anche tu? Qualcuno è stanco, eh? Svegliati! Oh, oh. Hai fatto? Sì! Ben fatto! Sei il campione della creatività! Un moderno Picasso, accidenti! Dici? Dovrei... Sì, fallo, dai! Pennarelli! Wow! Apri, apri! Wow! Ma è davvero incredibile! Aspetta, ho un'idea migliore! Ehi, guarda! C'è un coniglio! Oh, ma come ci riesci? Occhio al lupo, piccoletto! E adesso il prossimo spettacolo! Ma che figo, sei bravissimo! Ehi, aspetta, aspetta! Io parlo con le mani? Aspetta, ho un'idea migliore! Adesso che gli occhi si sono abituati, metto la mia ombra cinese su carta così! Devo soltanto riempire i vuoti in questo modo. Si capisce adesso? È il migliore amico dell'uomo! Gli manca soltanto un po' di colore e...
Oh, la mia opera migliore! Non ti fermerai più, vero? Oh, si è scaricata la pila! Oh. Guarda! Ispirato all'ombra cinese! Geniale! Ma perché non ci ho pensato prima? Questo ti piacerà, guarda! Carino, eh? È il coniglio! Ok! E mi ha anche ispirato questo! Soltanto due dita in più! Perché non prendi questo? Tieni! Grazie! Oh, non di nuovo! Almeno ho qualche snack adesso! Bene! A cosa serve il foglio? Vi piace questo salvadanaio? Ah, ho capito! Inizierò con alcuni cuori! Poi il resto verrà da sé! Ah, Nick sta disegnando! Dovrei provare anch'io! Non mi costa nulla! Wow! Ma è solo polvere di gesso! Vincerò di sicuro questo round! Ancora qualche linea qui... Allora io userò le dita! Questi saranno gli occhi! Vedi? È un maialino! Ma devo fare anche il corpo! Quasi fatto! Quello di Nick è carino! Ma colorato è più bello! Ok, devo aggiungere la coda! Ecco! Fatto! Ed ecco a te il disegno vincente! Oh, non posso alzare il mio! Vediamo... Molto bene! Ma... quanta... polvere! Ah, ciù! Accidenti, Melanie! Oh, colpa mia! Huh? Abracadabra, disegnerete... Bam! Oh, roba da pazzi oggi! Rimbocchiamoci le maniche! Io inizio! Voglio solo tracciare le forbici al volo! Prima dentro... Poi intorno all'impugnatura! Ok, bene! Perfetto! Cosa sta facendo? Ora devo ritagliare tutto. Riuscirò a tagliarlo bene. Oh, attento alle dita! Cos'è? Oh, fa niente. Questa roba! Ah, sta finendo sul mio disegno! Riesci a capire cos'è? Vive tra gli alberi? Ed esce allo scoperto solo di notte! Chi? Non è un chi, ma un cosa! È un bel gufetto! Non è carino? Ci sono quasi... È perfetto! Serve solo un po' di colore. Questi colori fluo sono fantastici. Sta venendo proprio bene. Ta-da! Interessante. Anche quello di Melanie è straordinario. Ottimo lavoro. Figo. Ma adesso chi pulirà questo casino? Oh, i miei jeans! Accidenti! Sembra che abbia vinto Melanie! Va bene! Giriamo la ruota, allora! È quello che significa! Vi servirà un po' di materiale! Beh, e adesso? Manca la parte più importante! Ma come ci riesce? Ecco qui! Voglio provarci anch'io! Bello! Sembra una palla da basket! Wow! Dove la metto, però?
Ma certo, anche sete, giusto? Ah, facile! Adesso prova anche tu, forza! Va bene! È più leggera di quanto pensassi! Wow! Ma perché l'hai lasciata andare? È fuori controllo! Torna da mamma, su! Oh? Ah! Sono fradicia! Ma perché è impazzita così? Oh, poverina! Ti serve un po' d'aiuto! Oh, il bicchiere è pieno! Grazie! Non c'è di che! Adesso disegnate! Vediamo! Prima disegno un bambino! E poi metto l'acqua! Sembra che si muova! Guardatelo! È incredibile! Ecco! Se il tema è l'acqua, disegnerò un bel pesciolino! Forza, piccoletto! Oh, guarda come gli piace! Aspetta, ma dove vai? Torna indietro, ehi! C'è nessuno qui? Tempo scaduto! Vediamo che avete fatto! Un bimbo che vola via col suo palloncino! Wow, si muove sul serio! E tu? Il mio è scappato, prof! Wow, è più grande di come lo ricordavo! Accidenti, che puzza! Upsi! Che cosa c'è dopo? Vediamo! Una sorpresa, sembra! Cosa? Non capisco! Ok! Oh? Ma qui non c'è niente! Con che cosa dovremmo scrivere? Ma certo, posso crearli io! Forza! Non ci credo, ce l'ho fatta! Guardali! Fantastico! Cominciamo con... un unicorno! Solo poche linee qui! Che begli occhioni, vero? Comincia a farsi riconoscere! Questo è il corno! Oh, è davvero un unicorno! Ma che unicorno sarebbe senza l'arcobaleno? Quindi tanti colori! Solo pochi dettagli e sembrerà proprio realistico! Oh, che carino! Guardatelo! Oh, magari sapessi farlo anch'io! Dai, forza, pensa! Non funziona! Devo concentrarmi ancora di più! Ah, non posso guardare! Ecco! Sì! Ha funzionato! Ma adesso che cosa ci faccio? Forse qualcosa con lo specchio? Magari è l'idea giusta! Riesci a vedere il riflesso? Niente male! Adesso so cosa fare, sì! Con due numeri opposti si possono fare cose molto interessanti. Eccoti qui, ranocchietta! Il verde è il tuo colore. Bellina! Sono davvero brava, devo dire, sì! Finito appena in tempo! Oh, che amore, carinissimo! E il mio? Oh, avete vinto tutte e due questa volta!